Vediamo se le piante sono pronte ora. Ehi Haru, come stanno le carotine? Oh, tu sei una carotina, c'hai i capelli quasi arancioni. Phoenix-kun, è stabilito il piano per oggi? Parliamo delle piante prima. Questo mi rende felice. Queste sono cresciute abbastanza, adesso possiamo raccoglierle. Vediamo. Ecco qua. Queste sono cresciute bene. Mi dai altre due carote, fantastico. Ho grandi speranze per queste, trattale con cura e rispetto, ok? Come devo trattarle? Sono delle carote, me le magno. Me le magno, Haru. Piantane altre, per favore. Voglio piantare abbastanza carote da averne almeno una decina. Poi, se c'è tempo, facciamo anche il resto. Dico se c'è tempo, appunto, perché le piante, appunto, richiedono abbastanza tempo per crescere. E beh, fra l'attesa di una roba e l'altra... E ora, Haru, possiamo andare con gli altri. È vero, potremmo uscire insieme, ma dobbiamo vederci al ritrovo. Ragazzi, è il momento. Le mosse di Sai-san mi preoccupano. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. È vero, Akechi? È per questo che ora ci infiltreremo nel palazzo. È il momento di entrare, forza! Il palazzo di Sai è un minigioco continuo. Mi dispiace dirlo, ma è così. Come sono messi Haru ed Akechi? Sono sotto di due livelli. Ok, sono sotto di due livelli. Piano piano con quel 15% extra stanno ingranando, ma non abbastanza. Tra l'altro, Yusuke, visto che siamo già qui, ti devo chiedere di duplicare una carta. Fammi rifletti attacchi fisici, che questo non te l'ho insegnato. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Possiamo iniziare la nostra perlustrazione. Dobbiamo riuscire a far muovere l'ascensore. Per farlo ci servirà una tessera socio. Dove possiamo prenderne una? Per ora i posti dove non possiamo andare sono troppi. Dubito che ne troveremo una dimenticata a terra per il salone principale. Suggerisco di raggiungere la stanza privata. Perché? Te lo spiego più tardi. Comunque cerchiamo un'entrata. Un'entrata, eh? Dove possiamo trovarla? Forse salendo dalle scale? Non mi devo neanche preoccupare più dei nemici ormai. Gli posso correre incontro e ucciderli con una manata. Comunque, possiamo passare di qui. Però, prima vediamo cosa c'è qua dentro. C'è una fiala della confusione S. Ottimo. Ovviamente, c'è sempre una porta aperta che ti fa passare. Questa dovrebbe essere la stanza privata. Allora diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualcosa di utile. Cosa, per esempio? Ho capito, intendi qualche terminale con i dati dei clienti? Mi fa piacere che tu sia così sveglia. Ma anche se trovassi una cosa simile, non potrei farci molto con le mie capacità. Ed è lì che entro in gioco io, lascia fare a me. Brava Futaba, fagli vedere ad Akechi che anche tu sei capace di fare tutto quello che è capace di fare anche lui. E imboscata. Ogni tanto è anche buono combattere i nemici, no? Non dobbiamo per forza solo rusharli. Sei debole al fuoco, Ok. E allora ho la persona adatta a te, mia cara Valchiria. Titantomachia! È vero, avrei potuto ucciderla benissimo con un altro colpo, ma... Che divertimento ci sarebbe stato se non bruciarla viva. Una passeggiata, lo so, Ryuji. Quando sei così preparato, nulla ti può destare preoccupazione. Lo so, ragazzi, l'ho già detto. Potrei benissimo ucciderli... Potrei benissimo ucciderli come se nulla fosse, ma... Non ci sarebbe divertimento. Allora, tu resisti al fuoco ma sei debole alla luce, José. Ok. Questo non è un problema. Titantomachia! Falli esplodere, José! Dio mio.
E ancora Asterius non è al massimo del suo potenziale, ragazzi, rendiamoci conto. Oh, la porta rossa di già, perfetto. Non è ancora al suo massimo potenziale e fa già sti danni incredibili. Wow, questa stanza cosa mi è servita, scusami. Sono dentro dei tavoli con un oggetto. Ora un orecchino d'oro, A trovarlo nella vita reale sarei anche contento, adesso ti dirò. Ah no, non è un vaso. Questi corridoi sembrano così familiari. Mi sembra di averli già visti da qualche parte, non lo so, forse 70 episodi passa fa? Non saprei. Mi stava guardando male. Oh, guarda, un tesoro. Non ho letto bene cosa ha detto Yusuke, ma ha detto qualcosa sul denaro. Tipo, guardiamo se c'è del denaro dentro. Non ho letto perché sono andato di fretta. Povero Yusuke. È povero lui, non c'ha i soldi. E noi siamo milionari, porca troia. Siamo milionari, sto povero ragazzo muore di fame. C'è una di quelle porte qui vicino, Probabilmente non è da questo lato, ma è da questo lato, se non ricordo male. Ah, c'è una safe room, ottimo. Apriamola subito, così almeno ce l'abbiamo salvata. Mi sento molto inquieto, ok? Allora torniamo indietro. Torniamo indietro e facciamo una fusione giusto per farla. Una volta fatta la fusione, usiamo la forca e potenziamo... A questo punto farei Otsuki Yome o Magatsu Izanagi, che sono quelli più indietro. Però prima puntiamo su Fafnir perché dobbiamo aumentare l'agilità. Dobbiamo aumentargli l'agilità. Nonostante Fafnir non ci interessa la forza, la magia, non ci serve a nulla, ci serve che sia un po' più veloce. Perché, come avete visto poco fa nel combattimento, è partito prima Yusuke di me. E questo non è buono, perché io devo settare il gruppo. Metti che devo fare una Termopili, anche se non ci serve, una concentrazione, una debilitazione. Serve che siamo noi i primi a partire, non gli altri. E si è aumentato tutto tranne l'agilità. Bravo Fafnir, così si fa. O dovrei ringraziare Igor, non saprei. Proseguiamo. Allora, se qua c'è la stanza sicura, dovremmo allora proseguire da quest'altro lato, probabilmente, per trovare la stanza che dice Morgana. Dobbiamo proseguire di qua. Allora, dove si nasconderà però la porta? Non mi ricordo. Vediamo. Oh, ma guarda, potestà. Vedi, parte prima Yusuke, non va bene. Facciamo una guardia, passiamo la palla a noi. E sai perché l'ho fatto? Perché queste persone sono deboli all'oscurità. Mandala Magatsu! È bello che quando usi le persone di altre persone, di altre serie di persone, usano le loro linee di dialogo, è figo. Ah, benissimo, sono aumentati tutti di livello tranne quelli che mi servono. Allora, dove sarà la porta? No, sì, è là in fondo. È dietro questa grata. Come la raggiungiamo? Non lo so, scopriamola adesso. Attacca. Oh, ma guarda, due nemici deboli al fuoco. Titantomachia. Comunque, ho insegnato, oltre a annulla ghiaccio ad Asterius, rifletti attacco fisico, perché gli abbiamo insegnato furia. Furia fa attaccare tutti i nemici con l'attacco fisico. Grazie Futaba. Merda, non si apre. Non sembra che sia necessaria una scheda d'accesso. Sì, e infatti dovremmo trovarne una. Magari la scheda d'accesso la troveremo in una di queste stanze, sorvegliata da un nemico? Chi lo sa? Questo vuol dire che dovremmo solo tornare indietro. E in questa porta, molto probabilmente, oltre al nemico,
che era proprio lì davanti alla porta ad aspettarci, si nasconde il forziere che sentiamo. Dobbiamo o togliere Fox o dobbiamo... Davvero? Ah, ha la possibilità di contrattacco. Che stronzo. Sei riuscito a bloccarlo, eh? E allora facciamo una furia cieca. Voglio che vi infuriate. Voglio che mi attacchiate. Forza allora. Vediamo cosa siete capaci di fare. Intanto colpiscili con un fulmine. La difesa è ai minimi storici, vedo, eh? Resistete alle armi, vero? Ma non resisterete a un'esplosione. Sei riuscito a respingermene uno solo. Ops, rifletto, mi dispiace. E questo è il motivo per cui ho messo rifletti attacchi fisici. Loro ci attaccano, loro si attaccano una loro volta. Facile. Ed ecco qua il forziere, vediamo cosa abbiamo trovato. Una polvere dell'anima, beh, sempre molto utile. Aspetta, di qua. E c'è un nemico sulle scale, ovviamente. Oh, merda! Quell'affare non vuole proprio far passare nessuno, eh. Vuoi provare ad attaccarlo? Possiamo cercare un'altra strada. Proviamo ad aggirarlo senza farci vedere per evitare lo scontro. Cosa vuoi fare, Joker? Seguiamo la mia decisione? Affrontiamolo. A quanto pare ha deciso di combattere. Ora abbattiamo quelle sue difese. Allora, non per dare sicuramente in culo a Makoto, ma possiamo permetterci di distruggerli. Perché combattere? Blocca il fuoco, eh? Beh, questo non mi impedirà di farvi certo infuriare, o chissà, magari farvi aver paura, oppure confusione, oppure disperazione. Vediamo cosa è andato. Nessuna delle tre. Bravissimo. Porca troia, la possibilità di fare tre stati diversi e neanche uno è andato a buon fine. Ottimo. Madonna. Haru veramente un colpo, un morto. Abbiamo trovato la chiave della security. Chiave elettrica della security. Ehi, ha fatto cadere qualcosa. È una specie di chiave d'accesso. Gran bel bottino. Forse con questa potremmo aprire quella porta sbarrata. Beh, sì. Controlliamo subito. Vediamo se funziona. Magari possiamo usare quella scheda di sicurezza che abbiamo trovato. Controlliamo. A quanto pare, sì, possiamo usarla. Ed ecco il primo seme della bramosia di Sai-san. Che oscurità qua dentro. Sempre belli gli altarini, eh? Ma anche i semi a loro modo sono carini. Cioè, è brutto che sia un seme perché c'è l'erbetta in testa. Grazie tante, Sai-san. Ma dai, Akechi. Perché mi ricordano molto dei frutti che c'erano in Super Mario... No, in Mario e Luigi Superstar Saga. Uguali. Proseguiamo. Dopo aver abbattuto il nemico. Che tra l'altro credo che, per quanto l'opzione di Makoto fosse interessante... Credo che non ci sarebbe stata un'altra via. L'unica via era combattere. Comunque, controlliamo qui. Non possiamo passare da qui. C'è un dispositivo di autentificazione proprio di fianco. Usiamo la scheda di prima. Vediamo se funziona. Ovviamente funziona. Perfetto, è aperta. Ottimo, ora dovremmo poter passare di qui, Joker. Già, potremmo passare, ma... Vorrei anche combattere. Joker, guarda là. Alla faccia della sorveglianza. È come gridare a tutto il mondo che lì dentro è nascosto qualcosa di importante. Sarebbe stupido trascurarlo, ma sarebbe peggio farsi avanti senza preoccupazioni. Cosa vuoi fare, Joker? Troviamo un'altra strada, va bene. Facciamo come scegliete voi, allora. Facciamo il giro come delle fighettine e andiamo a passare dietro nel tubo di... Quanto è buio però. Nel tubo oscuro del casinò. Ah, ma guarda, c'è solo un nemico adesso. Ah, qui c'è un terminale. Dovrei poter usare per accedere al database dei clienti. Ok, sbrighiamoci a neutralizzare quella guardia. Che ne dici, Joker? Andiamo. Molto bene, lo sconfiggeremo in un attimo. Ne sono assolutamente sicuro. Parapapam, pam pam. Ma guarda.
È il momento di scaricarti un po' di piombo addosso. Allora, tu a cosa sei resistente? Assorbe il vento, resiste ai fisici, però sei debole allo psichico, eh? Lo so che sei resistente, volevo solo attaccarti psichicamente. Siamo occhietti! Scusatemi, mi sono fatto prendere. 3000 yen, porca troia, faccio più soldi ormai ne memento che uccidendo i nemici a mani nude. Ah, il nemico ha lasciato a terra delle tessere. Ah, sono forse quelle che stavamo cercando. Oh, non ci sono nomi, finché non vengono registrate e sono inutili. Ci penso io. Pensaci tu, ok? Ok, prima registrazione completata. Non sapevo che nome mettere, quindi ne ho scelto uno a caso. Taro Tanaka. Ma è il classico nome giapponese, se ne accorgeranno subito. Conoscono già il nostro aspetto e sanno che siamo entrati nel palazzo. Ma è meglio andare sul sicuro. D'accordo, il nome falso per questa tessera è più complesso. Shinji Nakanomatsu. Eccola qua. E ho trovato una mappa del casinò. Joker, tieni tu la tessera e mappa, non perderle, ok? Per quella di Taro Tanaka, Crow, buttala nel primo cestino che trovi. Perché io? Perché è al novellino che toccano i compiti simili. Oh. Ho trovato un'uscita perfetta, sbrighiamoci, andiamocene. Ora possiamo anche usare quell'ascensore, vero? Secondo la mappa sarebbe più semplice, veloce seguire la via piuttosto che rifare la strada. Forza, andiamo. Va bene, la butto io. Che palle, sarò anche un novellino, ma la devo buttare veramente? Chissà, forse posso tenermela. Ora torniamo all'ascensore. Pamparazza, tatarata. Che belle le musiche, veramente. Tutto un altro livello, a livello musicale. Ok, fammi vedere la mappa. Se proseguiamo... la madonna, un po' più complessa, no? Se proseguiamo di qua, torniamo nella zona dove c'erano le guardie che ci aspettavano, vero? Dove sei? Imboscata. E proseguiamo. Papara. Papara. Un unicorno esplosivo, l'ho sempre desiderato uno. Colpiscilo, Susanoo. Devo dire, ottimi danni, Fox. Bravissimo. Para pa pa para, para para pa pa pa. 4000 yen. Poteva andare meglio. Ottimo, vediamo. Allora, i nemici dov'è che ci aspettavano? Non erano qua. Sì, a quanto pare erano qui. Allora, proseguiamo. Oh, c'è un po' di gente qui. Già, quello è disposto a spendere una fortuna. Assicuriamoci che continui a perdere. E gli ospiti della numero 48 e 92, è ora che anche loro comincino a perdere forte. A quanto pare da qui c'è sorveglianza del casinò. Andiamocene prima che ci vedano. Abbiamo anche chiuso la porta. E qui c'è una porta che è chiusa, ovviamente. Benissimo, e allora dove dobbiamo proseguire? Da queste scale. Oh, ma guarda, c'è già un nemico pronto ad aspettarci. E io sono pronto a imboscarlo. Oh, Fox ha un po' poca vita. Forse dovrei curarlo. Direi che è un'ottima idea. Che ne dici, Joker? Ed è il momento di... attacco psichico! Siamo occhietti! Hai resistito. Molto bene, cavallino. E allora, Mandala Magatsu, distruggili! Pum, morti! C'è da dire che, nonostante queste persone non siano ancora, come posso dirle, perfette, comunque girano che girano proprio bene. Vediamo qua dentro cosa c'è. Niente, dei tavoli vuoti. E qua delle scale.
Queste scale hanno degli aspetti così familiari. Chissà, forse ci siamo già scappati da queste zone. Ma, non lo so, magari sono io che ho dei ricordi sbagliati. Oh, guarda, una persona del tesoro. Ottimo. Che sei debole? Sei proprio debole a quello che speravo. Vai, mandala Magatsu. Sto abusando del nuovo attacco, lo so. Lo so benissimo che ne sto abusando. Oh, ma guarda, sei a terra. Forse dovrei assaltarti? Così, solo per avere i soldi, ovviamente, lo assalto. Hey! Distrutto. Quanti soldi? 60.000 yen. Ecco, questo è un bonus. Questo è un bonus. Siamo ritornati finalmente a 7 milioni di yen. Guarda, sono proprio contento. E qui che cosa abbiamo? Niente, un altro cartello da distruggere. Cosa fai, Joker? Un altro cartello da distruggere con del cuoio conciato. Giusto per curiosità, vediamo quanto cuoio conciato abbiamo. 14, pensavo di più, scusami. Scusami, Joker. E di qui è tutto chiuso. A meno che non usiamo la suddetta tesserina. Clacchete. E ora la via è aperta. Siamo di nuovo qua sopra. Ah, mi ricordo dove siamo. Mi ricordo, qui c'era la porta chiusa all'inizio. Benissimo, e allora è il momento di tornare indietro. Torniamo dove eravamo all'inizio. Eccoci qua. Finalmente siamo arrivati all'ascensore. E prima di passare, uccidiamo questo nemico. Così, perché mi stava antipatico. Allora, finalmente... Oh, altri nemici da uccidere, aspetta. Sono punti esperienza, ragazzi. Cosa faccio? Li lascio passare così come se nulla fosse. Non ci penso neanche. E ora, l'ascensore, possiamo usarlo finalmente se trovo l'entrata? Eccoci qua. Quindi, con la scansione della tessera, socio, l'ascensore dovrebbe funzionare, giusto? Beh, penso di sì. Autentificazione completata, è possibile accedere ai seguenti piani. Il piano standard, il piano riservato ai soci. Non ha detto nulla della direzione. I piani a cui possiamo accedere sono limitati dalla classifica dei giocatori. Per ora il piano riservato ai soci è il più alto a cui possiamo accedere. Non è possibile modificare i dati della tessera, è diversa da tutto ciò che ho visto finora. Quindi non possiamo raggiungere subito la direzione. In tal caso, che facciamo? La prima mossa è cercare di salire. Comunque, non abbiamo altro da fare su questo piano. Seleziona il piano desiderato, il piano dei soci. Ok, salite sopra allora. Va bene. Scusatemi, dovrei fare il rumorista io. Ma è una vera sala giochi! Oh mio Dio! Eccola qua! Sorella! Vuoi farla finita subito qui e ora, eh? Ottimo, rende le cose più semplici. Fatti sotto! Non parlare come se fossi un mio pari. Sono la direttrice di questo casinò, nonché una sua giocatrice migliore. Non avete ancora le qualifiche per sfidarmi. A quanto pare si considera superiore a noi. E se volessimo combatterti lo stesso? Per raggiungere la vetta ho dovuto vincere ancora e ancora, in continuazione. Se volete affrontarmi dovrete continuare a vincere anche voi. Continuare a vincere? Probabilmente è riferito al fatto che questo posto è un casinò. Esatto. Avete abbastanza fiducia in voi stessi per vincere? Se non stai attenta, potremmo finire per spodestarti. Non mi aspetto così tanto da voi, ma vi attenderò. E ora sparisco, perché sono maga. Dove cazzo è andata? Ah! È diversa dai nostri avversari precedenti. Preferisce pianificare piuttosto che usare la forza bruta. Sta salendo. Non mi aspettavo di aprirmi la via fino al palazzo solo per finire a giocare d'azzardo. Non ho mai fatto nulla di simile. E voi? No, non so neanche come si giochi io. Ci metteremo più tempo del previsto, temo.
Non abbiamo tempo da perdere. Non preoccuparti, ci penso io. Sai come si fa? Ho una conoscenza adeguata di ciò che serve per vincere. Inoltre, dobbiamo sbrigarci a risvegliare il suo cuore. Se agisce con impulsività, la sua reputazione e la probabilità di promozione crolleranno. Sai-san, non era così una volta, vero? Mia sorella deve aver perso il senno della giustizia da quando i suoi desideri si sono distorti. Pensi che sia stato un evento particolare per cui si è creato il suo palazzo? Credo dipenda dalla morte di mio padre. Mia sorella ha preso su di sé ogni responsabilità. Guadagnare da vivere, fare carriera in mezzo agli uomini, servire la giustizia, tutto insieme. Il peso di tutte queste cose potrebbe essere stato tale da distorcere il suo cuore. Chiedo scusa, ma non abbiamo tempo per essere sentimentali. Più aspettiamo, più si scoprono cose su di noi e l'indagine andrà avanti. Dobbiamo infiltrarci in questo palazzo il prima possibile. Ci ha sfidati a raggiungerla in fondo. Il tesoro di Nijima deve essere nel posto in cui dirige questo casinò. Comunque sia, dobbiamo arrivarci. Esatto, dobbiamo muoverci. Facciamo il punto della situazione. Cosa dobbiamo fare di preciso? È piuttosto chiaro, dobbiamo giocare e vincere al casinò. I clienti sono divisi su vari piani in base al rango delle loro giocate. Per accedere ai piani più alti dobbiamo far crescere il nostro rango. Quindi dobbiamo vincere per conquistare il diritto di salire. Come ho già detto, in base al rango si utilizza una tessera socio differente. Dovremmo tenere una tessera per il piano delle puntate più alte, qui da qualche parte. Sul serio? Ah, che palle. Questo... Perché non facciamo un giro su questo piano? È un buon metodo per ottenere informazioni. Beh, sicuramente è anche l'unico metodo per ottenere informazioni. Ma prima... Ecco qui la sala dove possiamo salvare. E ora andiamo al cashier. Benvenuti al piano riservato ai soci. Sapevamo che sareste venuti. Davvero? Sta andando tutto secondo il suo piano. Non posso fare a meno di sentirmi manipolato. Per prima cosa vogliamo offrirvi un dono di benvenuto. Ah, grazie. Ce le stanno regalando? Forse serve a mostrare sicurezza. A quanto pare non ha la minima intenzione di perdere. Ora a sinistra del bancone c'è l'area dadi, mentre a destra ci sono le slot. Visitate pure la sala che vi adegua. Crediamo tuttavia che l'area dei dadi sia più in linea con le esigenze dei principianti. Inoltre, questa è la mappa del piano riservato ai soci, vi preghiamo di accettarla. Ottimo. Un'altra mappa. Quindi sarebbe meglio iniziare con il gioco dei dadi, giusto? Ah, un'altra cosa. A questo bancone le monete del casinò possono essere scambiate con dei premi. È un servizio che potete sfruttare in qualsiasi momento. Premi? Che cosa si può vincere? Il premio più ambito è la tessera socio per accedere al piano più alto. Tuttavia il prezzo per ottenerla è di 50.000 monete. Figa! Capisco. Credo che il piano di Sai-san sia chiaro. Vuole che conquistiamo la tessera vincendo le monete al casinò. Ma è assurdo, 50.000 monete. Se necessario offriamo un prestito fino all'equivalente della cifra presente sulla tessera. Meglio di no, dovere del denaro a un casinò assurdo nella testa di qualcuno è già spaventoso. Beh, restando qui impalati non concluderemo nulla. Vogliamo andare al gioco dei dadi? A dire il vero, ti dispiace se prima facciamo due chiacchiere? Ho in mente qualcosa. Dadi e sale slot. Non mi sorprenderebbe scoprire che sono in qualche modo truccati. Pensi che stiano barando? Beh, siamo stati in una sala di controllo prima in cui dicevano facciamolo perdere quello. Ricorda che nel mondo reale questo è un tribunale. Per Sai-san vincere qui è un punto d'onore. Inoltre in Giappone gli imputati vengono condannati al 99,9% dei casi. La vittoria è un'utopia. Cosa? Una percentuale del genere è davvero possibile? Sono tutti verdetti corretti. No, anche gli investigatori sono esseri umani dopo tutto. Allora... Non sei la prima a notare che il sistema è falsato. Pochissimi hanno la meglio sulla pubblica accusa. Per questo le notizie di accuse false fanno scalpore, sono terribilmente rare. Ma essere arrestati anche se innocenti è una puttanata colossale. Esatto, e se non ci sbrighiamo i ladri fantasma subiranno lo stesso destino. Vinceremo, costi quel che costi. Ah, proprio come tua sorella, eh? Ok, abbiamo detto sala dadi, eh? E allora entriamo. Paparata.
Quindi questa è l'area Dadi, che posto detestabile. Già, immagino, ma non è così che lo descriverebbe un normale studente. Comunque, dovremmo procedere. Intendi detestabile, quello che non direbbe un normale studente? Oh, guarda, ci sono delle chip qua dentro, ottimo. Allora dobbiamo iniziare a rompere più oggetti possibili. Benvenuti alla sala dadi, godetevi questo semplice gioco in cui indovinare il totale che uscirà con il lancio di 3 dadi. Con una previsione corretta si raddoppia la puntata, mentre con 3 dadi uguali si triplica. Con 3-6 invece si ottiene una vittoria perfetta. La posta iniziale, a prescindere dalla sua entità, viene moltiplicata per 5. Si partecipa al gioco con appena 25 monete del casinò, volete giocare? Proviamo, tanto lo sappiamo che è truccato. Ora indovina il numero, prego. Tra l'11 e il 18. Clicchete. Oh, ma guarda, è uscito 4. Che sfortuna, signore. Il banco vince. Ovviamente, non mi sorprende. Vuole giocare ancora? No, grazie. È chiaro che state barando. Come faremo a proseguire? Forse da questo condotto da reazione comodamente aperto? Sembra condurre da qualche parte. Diamo un'occhiata, Joker. Sì, se mi ci fai entrare. È la stanza privata? Molto comoda, no? Comunque, secondo quanto diceva Crow, tutti i giochi di questo posto sono truccati. Oh, allora li prenderemo con le mani nel sacco. Facile, su, diamoci da fare. Più che nelle mani nel sacco, potremmo manipolare, non so, le vincite a nostro favore. Che ne dici? Sarebbe un ottimo piano anche quello. Vediamo dove mi conduce questo. Là, attenzione. Va bene che sono veloce e non mi riescono a beccare, però sai com'è. Devo recuperare un po' di SP, quindi frecce splendenti. Facile. Bravissimo, Joker. Ottimo. 3100 yen. Sempre pochi, ma ehi, sempre meglio di nulla, eh. Ecco qua. Mamudon. Possibilità media di uccidere tutti. Oh, guarda un po', la porta rossa si è aperta. Dobbiamo arrivare all'incredibile somma di 50.000 monete. Oh, guarda un po', un bel forziere. È chiuso, serve il grimaldello duraturo. Vediamo Haru come reagisce. Che bello, è proprio bello. Un tirapugni baccarat, che fortunatamente non ci serve. Proviamo di qua a vedere cosa si nasconde. Un rampino che è qua sopra. Oh, ma guarda, un'ombra potente. Potrei ucciderla con una manata, ma giusto per vedere chi è, combattiamola. Oh, sei tu, Skadi. Non sei così pericolosa. Rifletti solo il ghiaccio e blocchi l'oscurità. Questo vuol dire che ti posso attaccare. E soprattutto questo non vuol dire che tu sia immune dalla furia. Skull, vai pure. All'inizio io non usavo mai le alterazioni di stato, perché dicevo, cosa mi serve farlo se alla fine il sonno vince su tutto alla fine. Il sonno è superiore a tutto, perché con il sonno puoi fare veramente danno tecnico con qualsiasi cosa, mentre la furia, la confusione è più selettivo. È rimasto in vita, ci guardava. Con la furia e la confusione o la disperazione sono più selettive, devi fare delle build apposta. Le build apposta le ho fatte alla fine. Allora, scusa un attimo, fermo un attimo. Ah no, è il piano di sotto, scusami Skull. Non ti stavo ascoltando perché stavo guardando la mappa. Allora, un altro tesoro che contiene della roccia nera. Qui invece c'è un nemico che se la cammina per un corridoio. E questa volta Showtime. Livello 65. Bravissimo. E di qua ora si scende. Abbiamo tagliato un bel pezzo, mi sa. Abbiamo tagliato un bel pezzettone. Allora, verde, perfetto. Un'ombra. Non starò mai abbastanza prudente. E di qua si prosegue. Altra ombra distrutta. E qui c'è una porta che mi porterà dove?
mi riporta qui, mi riporta alla sala giochi. Ottimo. Prima allora finiamo di visitare questa. Ad esempio, qui c'è una grata che ci porterà dietro questa porta sbarrata con un altro forziere. E dentro il forziere troviamo una replica dell'arma. Ok, niente di eccezionale, ma è pur sempre un premio, no? Ecco qua. Ora possiamo tornare indietro e rifarci tutta la strada, che non ci serve perché abbiamo tagliato tutto con il rampino. Ma io lo farò lo stesso perché non si sa mai cosa potremmo perdere. Potremmo perderci robe come questa safe room, che vorrei usare per salvare. E mi sento abbastanza irrequieto, pensa un po'. Facciamo come sempre una fusione, che non ci interessa che cosa sia. E usiamo la forca per potenziare Fafnir. Su Fafnir, devi aumentare la velocità, forza bello. Ok, è aumentato di 1 la velocità. Vabbè, guarda, non importa. Una volta finito forza, magia e resistenza, aumenterà forza e fortuna e agilità. E ora si torna dentro. Guarda un po', qui in questa zona c'è un rampino. Vediamo dove ci porterà. Magari a un altro seme della bramosia? Non penso. Ma hey, mai dire no. Non si sa mai cosa si possa nascondere dentro un casinò. Ad esempio nemici che sono un po' più potenti, o dei forzieri nascosti su delle scale con delle magate di gelo. E ci sono tutti gli oggetti del casinò a bloccarci la strada. Fantastico. Dietro questa porta che cosa si nasconderà? Assolutamente nulla. Oh, ma guarda, Yusuke è salito di livello e apprende Mabufudain. Ecco a te. Ottimo. Yusuke, diciamo che sta crescendo abbastanza bene. Mi sa che siamo al suo ultimo attacco a livello 69. Può essere. Vediamo quando è il prossimo attacco di Ryuji, però. Ryuji ne ha ancora 2. Uno è Mazio Dain, che è il Dain più forte di fulmine. E il prossimo attacco sarà un attacco fisico. E sarà un signor attacco fisico. Morgana ha solo amplifica vento ancora. Han ha ancora amplifica fuoco. Makoto ha media run e probabilmente amplifica nucleare. Lei ha Mapsiodain, probabilmente amplifica arma e amplifica psichico, ma non ci giurerei sull'amplifica arma. Mentre infine Akechi ha solo Megidolan, che è il Megido più potente che c'è. Ora è il momento di vedercela con questo qua. Come sospettavo, ora i calcoli per le manipolazioni sono visibili sui monitor. Quindi è da questa sala controllo che imbrogliano. Che facciamo, Joker? Colpiamolo subito. Molto bene, muoviamoci in fretta. Pensavate di avere una possibilità di continuare a imbrogliare, eh? E invece, guarda un po', mi sparo tutti in faccia. Aiuto. Allora, debole alla luce e resistente allo psichico. E al ghiaccio invece che mi dici? Abbiamo fatto un bel po' di danno. Quindi, non lo so, proviamo anche il fuoco. Giusto perché così quando ritornerò almeno mi ricorderò che cosa avrai di debolezza. Non è resistente al fuoco, quindi possiamo usarlo. Buono a sapersi. 12.000 yen. Buono, dai. Non posso lamentarmi. Media run, quindi lo mettiamo al posto di questo qui. Anche se, e come avevo detto, amplifica nucleare. Anche se Makoto, in realtà vorrei cercare qualcos'altro da insegnargli, magari al Jazz Club, ma devo vedere la lista delle cose. Devo vedere della lista delle cose che possono imparare. Assurdo che ci sia un posto del genere qui dentro. Mia sorella vuole vincere a ogni costo. Forza, blocchiamo la manipolazione. Un momento, c'è un'idea che vorrei di cui vorrei parlarvi. Sentiamo. Vuoi manipolare il gioco a tuo vantaggio, vero? Di cosa vuoi parlare? Ho in mente di un sistema più facile per fare tutto questo e ottenere le monete che ci servono. Tutto qua dentro? È davvero possibile? Ora lo è, ho capito come vincere questo gioco. Barando, ovviamente. Esatto, useremo questa attrezzatura per manipolare il gioco a nostro favore, che è quello che ho appena detto. Sei in grado di farlo?
Aspetta, è il lavoro perfetto per me, sarà una passeggiata. Non mi piace l'idea di imbrogliare. Le probabilità sono tutte contro di noi. Con i metodi tradizionali non possiamo vincere. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo. Hai ragione, l'obiettivo è il risveglio del cuore di mia sorella. Mi spiace doverlo chiedere, ma posso approfittare ancora delle tue abilità, Oracle? Contaci! Ma ehi, per essere un noob dai fin troppi ordini. Ok, sto manipolando la sala del nostro, a nostro favore. Come ha detto Crow, le altre sale dovrebbero essere tornate al gioco d'azzardo tradizionale. Comunque ho segnato sulla mappa la nostra stanza speciale. Assicuratevi di usare solo quella. Perfetto, ora buttiamoci nella mischia. Benissimo, è il momento di andare a vincere un po' di soldini. Wow, che sorpresa, è in corso la promozione speciale, soldi facili. Quota di partecipazione e vincita sono 5 volte la norma, massimo 4 volte a partita. Non vi preoccupate, vinceremo di sicuro. Si gioca con 125 monete, volete fare una partita? Giochiamo. Bene, dichiarate il totale che uscirà dal lancio di 3 dadi, tra l'11 e il 18. Oh, ma guarda un po', un triplo 6! Splendido, una vittoria perfetta, avete vinto 625 monete. Vuole giocare ancora? Certo! 3 e 10 stavolta. Ed esce un 4. Ah beh, certo, vittoria perfetta ancora. Scommettiamo ancora 125 monete. E facciamo ancora questo. Tripla vittoria perfetta, ma quanto siete fortunati. Cosa? Un'altra vittoria, avete vinto 625 monete. Possiamo giocare ancora, giusto? Vogliamo continuare la serie. Oh cazzo, ma questi stanno sicuramente imbrogliando, ma io devo continuare. Ricevuto signora, prego, dichiarate il prossimo totale. 11-18. Oh cazzo. 4 vittorie perfette di seguito, ma è impossibile. Porca vacca, in un istante abbiamo guadagnato una fortuna. Mica tanto. Abbiamo quello che ci serve. La prossima mossa dipende da te, Joker. Credevo che qui avessimo finito. Vuoi andare da qualche altra parte? Beh, in questa sala sicuramente abbiamo finito. Volendo possiamo provare le altre sale, ma ehi, non c'è sicurezza di vincere. Abbiamo vinto un sacco, è stato divertente. E adesso tutti a giocare d'azzardo nella vita reale. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Potrebbe non bastare ancora. Vuoi ripulire questo posto fino all'ultima moneta? Scherzavo, però non sarebbe male avere qualche moneta in più, no? Aspettate qui, Skull, vorrei che tu venissi con me. Perché io? Perché la mente sono io, non ti pare? Oh, certo. Ora vedremo di che pasta è fatto. Aveva ragione. È stato fantastico, sembra una magia. Potrei quasi sviluppare una dipendenza. Eccola qui, dipendenza da gioco d'azzardo. Dove sono Crow e Skull? Scusate l'attesa. Oh, così pesante. Quanti soldi abbiamo fatto? Fantastico, siamo riusciti a mettere le mani su 4600 monete. Ci manca ancora parecchio per raggiungere l'obiettivo. Su, andiamo alla sala slot machine. Vorrei dare un'occhiata veloce ai premi che hanno. Giusto per 50.000 monete, soma 350 monete, catena di perline. E ne posso comprare solo una. La soma è importante averla, credetemi. In late game potrebbe veramente essere salvezza la soma. Quindi, a prescindere, sì, avrei dovuto farlo dopo, ma a prescindere l'avrei presa. Guardando un attimo tutte le persone che ho fatto finora, stavo guardando quelle imperfette un attimo, tra cui Tsukiyomi, Asterius e gli altri. E Asterius, visto che Fafnir non dobbiamo contarlo, visto che ci serve solo per gli auto, è quello messo meglio nonostante sia l'ultimo arrivato. Poi, detto sinceramente, sono contento di aver fatto la versione normale, perché la versione Picaro già ce l'ho, potenziata al massimo, e non mi andava di rifarla perché c'ha un tratto che non mi piace, ma essendo già al livello 99 di tutto, ho detto fanculo. Magatsu Izanagi, contento di aver fatto questa versione, la versione Picaro, ma
Probabilmente facendo due calcoletti extra potrei tentare di fare anche la versione classica, ma non ora, cioè più avanti quando sarà. Basta guardare le mie persone, proseguiamo. Allora, abbiamo giocato ai dadi e ora bisogna giocare alle slot machines. Ah, ma guarda un po'. Benvenuti alla sala slot. L'obiettivo del gioco è ottenere combinazioni corrispondenti alle ruote girevoli. Siamo qui per fare soldi, non per fare giochetti. Lo so benissimo. A dire la verità, ho avuto il permesso di uccidervi tutti. Che cosa? A dire la verità, che cazzo me ne frega. Senta signora, posso ucciderli? Fai quello che devi. Allora, cosa sei debole? Ah, al nucleare, eh? Ho proprio quello che fa al caso tuo. Oh no, Skull! Bravissimo che l'hai evitato. Grande Skull. Lui e i suoi grandi movimenti. Allora, dove sei? Dove sei? Spettacolo fantasma! Come se la ride Joker. Mettiamo tutti gli altri in guardia perché voglio usare il tecnico con la debolezza. Sto ancora dormendo, sono un piccione gigante. Esplosione nucleare. Ta-ta. 1800. Sì, sì, è molto basso. Allora, è buono ma è basso. Dobbiamo allenarlo assolutamente. Pare che queste interferenze siano inevitabili. Non dobbiamo abbassare la guardia. Un momento, ma perché gli ospiti non hanno reagito alla battaglia? Perché sono troppo presi? Probabile che Sei-san percepisca così le altre persone nel tribunale. Indifferenza totale? Forse, per come le vede lei, a loro importa solo di vincere e non si curano dei bisogni degli altri. Probabile. È una reazione diversa da quelle che abbiamo riscontrato al piano inferiore. Chissà, forse è una tendenza che si amplifica man mano che si sale nel sistema giudiziario. Può essere, comunque adesso possiamo accedere liberamente alla sala slot. Diamo un'occhiata. Certo, dubito che in questo casino truffaldino ci attendano combattimenti leali. Beh, sì, come non ci aspetta neanche una partita degna di nota. Cacchio, che numero assurdo di slot, eh? Penso che siano tutte truccate, non ci vinceremo mai niente. Allora dobbiamo sistemare la cosa. No, credo sia meglio esaminare più a fondo l'area slot. I casinò tengono le slot con i limiti più alti nel retro. Davvero? Non lo sapevo. Visto che vogliamo neutralizzare i loro trucchi, non sarebbe meglio farle su quelle? Sempre se riusciamo a risolvere il problema. Confido nella vostra abilità. Va bene, andiamo a cercare quella bella slot machine. La nostra slot machines che ci farà vincere un sacco di soldines. Allora, fermo un attimo, allora. Qui possiamo salire. Ho visto che c'è un nemico ed è una coniglietta. Coniglietta distrutta, tra l'altro. Allora, dovremmo proseguire di qua, ma qua sopra. Oh, ma guarda un po'. C'è un'altra ventola che possiamo ovviamente passare e vedere che cosa si nasconde al suo interno. Magari chissà troveremo la sala computer dove truccano queste macchine. È chiusa, perfetto. Allora proseguiamo in questa direzione. Destra o sinistra? A quanto pare destra, visto che lì ci sono i laser. Vediamo, nemico verde. Un'ombra? Oh, chissà, sarà un problema? Non credo proprio. Allora, qua possiamo salire per qualche ragione ignota, ma probabilmente per sfuggire all'ombra, ma detto sinceramente, non è più un problema per noi. Gli diamo una manata così e gli rubiamo tutto, anche la vita. Oh, ma guarda. Sì, quell'ospite ha bisogno delle ha proprio le mani bucate. Lasciamo che creda di avere la fortuna, gli faremo perdere tutto al giro finale. Stanno dicendo ai croupier come truccare i tavoli. Come previsto. Ovviamente. Io non penso che tutti i casinò del mondo. Ah, hai percepito qualcosa, eh? Allora, di qua si prosegue probabilmente, mentre di qua si fa un'imboscata a quest'ombra. Se non ricordo male, è da quella parte. Sai cosa? Devo togliere Fox, così almeno iniziamo per primi.
Ogni tanto è anche bene con... Madonna. È anche bene combattere in modo normale. Ogni tanto sta bene anche combattere fisico, no? Allora, non mi ricordo se da questo lato... Allora, qui c'è un tesoro. Sì, lo so. Potremmo rimediare del denaro, forse. Lo so che sei povero, mi dispiace. Ehi, quello è non è un terminale. Puoi smanettarci per capire come fanno a imbrogliare, Oracle? Bah, è in stand-by. In pratica lo devo attivare a distanza da un terminale principale dove si trova altrove. Quindi, senza accedere al lab principale, è del tutto inutile. Oh beh, per ora memorizziamo questo posto. Bravissimo, memorizziamocelo e ci torniamo più tardi. Comunque, il gattinos ha detto che sentiva qualcosa. Qualcosa che probabilmente possiamo raggiungere con il rampino. Eccolo qui! Il secondo seme della bramosia di Sai-san. Il seme verde. Parapapa. Come mai sono così illuminato rispetto a tutta la stanza io? Sono blu, guardami. La stanza è nera e io sono azzurro. Passiamo per la ventola e vediamo dove finiamo. Magari nella stanza che ci serve? Non credo proprio. O forse sì. Bah, chi lo sa. In realtà sì, credo che abbiamo... Sì, abbiamo tagliato tutta la strada. Ottimo. Però, visto che io non sono... uno stronzo, uccidiamo la ombra. Apriamo questo shortcut. Che shortcut non è, visto che era la porta principale dove dovevamo passare. E questo è lo shortcut, quello dove c'era il laser di prima. Disattivato. Grazie di avermi disattivato. Ehi, quello non è un terminale? Sì, esattamente, è come quello di prima. Memorizziamolo. Sì, grazie. E ne abbiamo già trovati due. Chissà, ce ne servirà un terzo? O forse due bastano? Non lo so, scopriamolo. E intanto abbiamo solo 6.000... monete? Porca vacca, guardate quante slot machine! Questa deve essere la sala principale per le slot. Wow, quella laggiù è enorme! Andiamo a dare un'occhiata, Joker! Ok, fammi vedere, ci sono nemici? Ci sono nemici. No, dai, volevo combattere per una volta. Volevo combattere perché voglio vedere che nemico si nasconde sotto la coniglietta. Si nascondono le valchirie e la regina Mab. Ottimo. Regina Mab dovrebbe essere debole al ghiaccio. No, debole al vento. Allora, tu invece sei debole al fuoco. Ottimo. E sai cosa ti dico? Addormentatevi tutti e ridete al mio passaggio. Vediamo. Quindi abbiamo detto attacco tecnico. Aia, che male. Facciamo una staffetta. Facciamo la staffetta ad Haru. Madonna, guarda quell'ascia quanto è cattiva. Staffetta. Poi a Yusuke. Sì, dai, a Yusuke sia. Vediamo quanto facciamo di danno. Aia, è vero. La possibilità di fare rifletti. Che stronzi. Mamma mia. Ammazzala, va. Distruggila. Sa stronza. Stavamo facendo la staffetta perfetta. Dai, che cattiveria. Povero Yusuke. Tutti e tre hanno attaccato e lui è l'unico che se l'è presa. Allora, vediamo la slot machines. Porca vacca, ma è enorme! Una partita costa 5.000 yen! Che non è yen. Aspetta, con le ciliegie si vincono 5.000 monete, con i bar 10.000 e con i 7.7, 50.000? Wow, qui possiamo vincere in un colpo tutte le monete che ci servono! Supponendo che si possa vincere, con una ricompensa simile i rischi saranno altrettanto alti. Comunque, il nostro obiettivo è ottenere la tessera socio per il piano delle puntate alte. Ci farebbe comodo poter usare in qualche modo questa slot machine. Tuttavia... Fammi indovinare, prima dobbiamo impedirgli di imbrogliare. Anche questa è manipolata, poco ma sicuro. Lieto che tu abbia capito. Dunque, perlustriamo l'area. Speriamo di trovare qualcosa per avere informazioni in più su questa slot. Probabilmente là dietro c'è un terminale per le informazioni. Prova a cercare, Joker.
Andiamo a cercare il terminale. E guarda un po' il caso, probabilmente ci serviranno anche altri terminali. Aspetta. Ecco qua. Sì, Fox, lo so che c'è un forziere che potremmo guadagnare dei soldi. Porta rossa, ottimo. Appena abbiamo un attimo, andiamo alla porta rossa e aumentiamo anche le altre persone. Dovrei continuare ad aumentare Austerius? No, dobbiamo aumentare Fafnir. Dobbiamo aumentare Fafnir perché dobbiamo essere veloci. Oh, un terminale! Da qui dovrei poter accedere a tutte le slot della zona. Vediamo. Wow, spingono forte sul pedale del cheating. Qui non avremmo mai vinto nulla. Credi di poter interrompere la loro manipolazione da qui? Non da questo terminale. Ci dovrebbero essere dei pannelli di controllo associati a vari colori di qui in zona. Tra questi mi servono il rosso e il verde. Da lì dovrei poter controllare le cose. Hai idea di dove si possano trovare? No, li abbiamo trovati prima però. È di me che stiamo parlando, no? Riesco a prevedere dove potrebbero essere. Uno di questi certamente è vicino all'entrata di quest'area. Il canale di comunicazione parte da lì. L'altro dovrebbe essere da qualche parte nell'area riservata dello staff. È tutto ciò che riesco a stabilire. La mia voce. Ah, l'ingresso della sala slot è da qualche parte nell'area riservata allo staff. Non ci resta che cercarli. Mettiamoci al lavoro e facciamoci in fretta. Facciamoci in fretta? Cosa siamo, dei tossici? Quello verde è questo qui. Perfetto, questo è stato facile. Ah, guarda, non è uno dei pannelli di controllo che cerchiamo. Ok, ho appena finito di disattivarlo. Quindi ora dobbiamo trovare solo il pannello rosso. Andiamo. Perfetto, andiamo alla ricerca del pannello rosso. Eccolo qui, all'entrata il pannello rosso. Finalmente, ecco l'altro pannello di controllo che ci serviva. Ricevuto, dopo questo avremo fatto. Un momento. Allora, che succede? Oracle, credi che si possa cambiare anche la percentuale media di vittorie della slot? Quindi vuoi sfruttare il sistema come abbiamo fatto con il gioco dei dadi? Fondamentalmente sì, ho messo gli occhi sulla slot machine gigante. Intendi quella da 5.000 monete da partita? Non credo che sia davvero possibile. Oh, ci sarà da divertirsi. Dammi un secondo. Ecco fatto. Fatto, ho disattivato tutti i meccanismi per barare della zona. Il rapporto della gigante è solo 8-2 però. Non garantisco che funzioni a dovere. Vuol dire che perde 2 volte su 10. La cosa mi preoccupa. Dovrebbe bastare. D'altra parte, nessuna impresa dei ladri fantasma può essere definita priva di rischi. Se vogliamo avere successo, non abbiamo altra scelta. Ah. Mi sembra un'argomentazione solida. Molto bene, lasciamo che se ne occupi Joker. Oh, comunque, sappiamo già dove trovare, dove andare. Vuoi dirigerti lì, Joker? Esploriamo un attimo. Visto che c'è la percentuale di perdita, facciamo un salvataggio. Non si sa mai. E già che salviamo, andiamo anche alla stanza rossa. A questo giro facciamo una trasmutazione. Che è andata male alla prima, fantastico. Ecco qua, stavolta è andata bene alla prima. Ora facciamo una fusione e lo usiamo sulla forca per potenziare Fafnir. Fafnir che ha aumentato queste statistiche, tranne la fortuna. Va bene, l'importante è l'agilità. L'importante è che ci aumenta l'agilità. Il fatto che va lenta l'agilità, però se completiamo gli altri, completiamo poi dopo l'agilità. Ed eccoci di nuovo qui alla slot machines gigante. Quindi la ciliegia frutta 5.000, il bar 10.000 e il 777 50.000. Chissà se riusciremo davvero a vincere 50.000. Ha ragione, c'è una possibilità del 20% che le cose non funzionino e anche vincere potrebbe non bastare. È una grossa scommessa, Joker, sei sicuro di volerlo fare? Dobbiamo, quindi sì, ovvio che voglio farlo. 7! 7! 7! Ah? Ta-dan! Eccolo, un 777! 50.000 monete, eh? Sei davvero speciale, Joker! Cazzo, ci hanno sommersi! Wow, wow, wow! Sono fin troppe monete! Ehi, qualcuno ha vinto il jackpot? Come? Chi? È naturale che gli altri avventori reagiscano in questo modo. Andiamocene per ora. Cosa facciamo con le monete?
Servono solo per dare spettacolo. Il totale è già stato aggiunto alla nostra tessera. Chissà se potremmo usare ancora quella slot machine. Desideri vincere altre monete? Direi che ne abbiamo abbastanza. Sempre meglio averne di più che di meno, ma siamo già pronti a procedere, immagino. Esatto, abbiamo 50.000 monete. Andiamo a scambiarle con la tessera per il piano delle puntate alte. Vuoi tornare al bancone, Joker? Andiamo subito, ma voglio tornare qui. Voglio tentare ancora di vincere qualcosina. In realtà la slot machine gigante non è più interagibile, ma se diamo un'occhiata qui, vediamo che ci sono delle slot interagibili. Cliccate, cliccate, cli. Hai vinto 20 monete. Ora possiamo comprarci la tessera nuova da 50.000 monete. Ecco fatto. Finalmente abbiamo la scheda. Facciamo del nostro meglio anche nel prossimo piano. Spero di essere stato utile. Venite, raggiungiamo l'ascensore. Si va all'ascensore. Oh, ma guarda un po' dei nemici. Ci aspettano di fronte all'ascensore. Non mi sento per niente il benvenuto. Deve essere a causa dell'istigazione di Sei-san. Sarà meglio essere pronti a combattere. Diamoci dentro allora. Vieni a noi. Eccolo qua. Che trucco ingegnoso. Abbiamo seguito le tue regole. Sono la direttrice di questo casinò e le regole dicono che vinco io. Sembra che sia la Sei-san di questo mondo che quella del mondo reale siano la frutta. Credo che i nostri ospiti prendano congedo ora. Sarai tu ad andartene vestito di nero. Le cose sarebbero state molto più semplici se l'avessimo fatto fin dall'inizio. Invece che parlare? Bello, questo mi piace come aspetto. Ma non saprei come sfruttarlo. Dovrei vedere che resistenze c'ha. Riflette il fulmine, assorbe il vento, resiste la luce. Però non è resistenza agli attacchi fisici. Stupido orologio. Quindi abbiamo detto, non sappiamo se il nucleare, lo psichico e il ghiaccio funzionano. Testiamolo subito allora. Proviamo con glaciazione. Secondo me lo blocca. E invece no. C'è morto anche male. 6.000 yen. Spiccioli. Branco di perdenti. I processi sono una scommessa da vincere e noi procuratori siamo il banco. Pertanto perdere non è accettabile. Dobbiamo vincere, anche se con false accuse. Parli sul serio, sorella. Perché non mi rispondi? Mako-chan. Non pensiate che un simile trucchetto possa sconfiggermi. Riconoscerò come tali le vostre abilità, se riuscirete ad arrivare alla direzione. Davvero per lei i processi che decidono la vita delle persone sono semplici scommesse? Vorrei non aver dovuto sentire una cosa simile da Sei-san. Mia sorella è completamente distorta. Dobbiamo fermarla il primo possibile. La salveremo insieme. Lo pensiamo tutti. Non c'è tempo da perdere. Ha parlato della direzione, giusto? Proviamo ad andare lì. Risveglieremo di sicuro il cuore di Nijima-san. Ma perché tutti dicono sai tu Nijima? Abbiamo 1, 2, 3, 0 monete. Autentificazione completata. È possibile accedere ai seguenti piani: il piano standard, il piano riservato ai soci, il piano delle puntate alte. Niente direzione. Ah, la direzione continua a latitare. Ma è così vicina che ne sento quasi l'odore. Probabilmente il prossimo sarà l'ultimo piano. Ok, saliamo al piano delle puntate alte. Allora si va a scommettere un po' di dindini. Forza, andiamo. Para para pa. Eccoci qua. Salve, benvenuti. Fuori dai piedi. Oltre questo punto l'ingresso è riservato. Avete una prenotazione? Ha detto fuori dai piedi. Non facciamo scenate. Avete una prenotazione? A quanto pare c'è un qualche requisito da soddisfare prima di accedere a quest'area riservata. Anche se abbiamo le monete. Deve essere legato in qualche modo alla cognizione di mia sorella. Non riesco a immaginare come. La sua cognizione. Insomma, Sei-san deve pensare che c'è permesso entrare, giusto?
Questo casinò in realtà è un tribunale. Questo piano deve essere un posto a cui può accedere solo il personale autorizzato. Di certo è laurea di giustizia. Sei veramente un investigatore provetto. È riuscito a comprendere con velocità e prontezza i meccanismi del mondo cognitivo. L'ho fatto anche io, no? Forse? L'ho capito di pancia, senza quelle robe logiche. A parte questo, come entriamo nell'aula di giustizia? Ryuji, dà fastidio alla polizia! Ma col cazzo! Dobbiamo solo assistere a un processo. Però, come facciamo a sapere a quale processo mia sorella sarà presente? Ci penso io, ho in mente un paio di mie conoscenze. Vi contatterò quando avrò organizzato tutto. Per oggi, dobbiamo tornare nel mondo reale. Ci vediamo in aula di giustizia. Allora, torniamo indietro? Per forza, non abbiamo nient'altro da fare qui. Molto bene, andiamocene da qui. La stanza rossa... Sai cosa? Cercherei di sfruttarla ancora una volta prima di uscire. Cerchiamo di attivarla ancora una volta. Oh, benissimo, Futaba è salita di livello e adesso il nostro gruppo ripristina il 3% degli SP. Tanta roba il 3%. In realtà è sicuramente meglio di nulla, eh. Come prima, una persona la mettiamo sulla sedia elettrica per avere la carta. Eccola qui, perfetto. Due persone le fondiamo per avere Tsukiyomi. Per poi sacrificarla sulla forca. Perfetto, dai. 90 di resistenza e stavolta ha aumentato un sacco la fortuna e l'agilità. Va bene, lo accetto. E ora che abbiamo usato per l'ultima volta la porta rossa, possiamo uscire. Per ora dobbiamo tornare nel mondo reale. Torniamo allora. Ritorna al mondo reale dal palazzo di Nijima, grazie del lavoro svolto. Grazie a te, navigatore. Bene, vabbè, abbiamo sbloccato un bel po' di roba. Sento che siamo abbastanza vicini al tesoro, credo che non manchi molto ormai. Questa è un'ottima notizia, cominciamo ad avere un'idea abbastanza precisa del palazzo. Per oggi faremo meglio riposare, anche tu Joker, fammi sapere quando intendi tornare. Certo ragazzi, ve lo farò sapere. Sentiamo cosa ha da dire la gente. Non hanno ancora preso il colpevole. Che sta facendo la polizia? Ma fate il vostro lavoro, non fate altro che spillarci tasse. Populismo. Per quanto tempo lasceranno che i ladri fantasma si aggirino indisturbati? Il paese è spacciato, c'è qualcuno che se ne prenderà la responsabilità? Credo che ci sarà qualcuno che prenderà le responsabilità, ma non quelle che tutti credono. Vediamo cosa da dire a Kechi. Sembra che Sei-san prenderà parte a un processo domani. Mi sorprende che vada in tribunale in un momento come questo. Deve essere anche impegnata con l'indagine sui ladri fantasma. Beh, in fondo, lei è un procuratore. Deve essere dura. Sarà anche nostra nemica, ma da questo punto di vista sono solidale con lei. Nostra nemica. Oh, chiedo scusa, non volevo intendere questo. No, tranquillo, stavi solo dicendo la verità. Comunque dovremmo agire domani, giusto? Grazie per avercelo fatto sapere. Di nulla. In ogni caso, incontriamoci sul posto domani, dopo la scuola. Stavolta non possiamo fallire, muoviamoci con cautela. Dopo il tribunale, domani dovremmo dirigerci direttamente al palazzo. Ehi, è arrivato un pacco per te. Che cosa hai ordinato? L'unguento fisico e l'unguento magico. Deve essere l'ordine della televendita, eh già.